Ecco qui la mia colazione. Ho fatto, vediamo, 168 grammi di albume. Solitamente ne metto tipo 130, ma almeno ho finito il cartone. 30 grammi di avena, 15 grammi di proteine di bulk powders, un po' di mirtilli e un quadratino di cioccolato fondente Lindt. Mamma mia. Per fortuna che le proteine, quelle al cioccolato e cocco, mi sono appena arrivate, perché se no le avevo finite e avevo voglia di queste oggi. Tra l'altro mi è arrivato anche il pacco di bulk powders, quindi oggi faccio l'unboxing perché ci sono un sacco di belle cose, perciò dopo vi faccio vedere tutto. Ciao ragazzi, allora sto preparando il pranzo. Qui ci sono i Canederli di mio papà, invece io qua ho fatto una frittata con 170 grammi di albume, un uovo, dentro ha un po' di erbette. Non si vede perché è chiusa, però ci sono le erbette tipo spinaci. Qui invece ho fatto questa che è la pasta, quella. No, in realtà è il riso di Bulk Powders. Questo qua, Shirtaki Diet Rice. Praticamente per 100 grammi sono 3 carbo, una cosa del genere, quello di Konjac. Molto, molto comodo quando si è in ipocalorica, soprattutto perché soddisfa un pochino, e lo faccio con un po' di piselli che adesso devo scongelare qua. Adesso vi faccio vedere tutto. Ciao ragazzi, allora è stato un pomeriggio intenso. Ho passato il pomeriggio qua a studiare fisiologia, neurofisiologia. Sono cotta, non ho più neuroni io adesso che fanno sinapsi. Adesso invece vado a fare una passeggiata con alcune mie amiche sul lungolago qui fuori, sperando che non venga a diluviare, ma il cielo si è aperto un pochino, quindi speriamo. Poi volevo fare l'unboxing di Bulk Powders, quindi stasera, se torno a un orario decente, c'è ancora luce, oppure domani, vi faccio vedere cosa ho ordinato. Buongiorno ragazzi, bentornati nel vlog. Allora, sto andando dal meccanico a portare la macchina, ma devo farvi vedere una cosa. Questo è il mio look di oggi, giacca militare, borsa militare, tra l'altro carinissima con le mie iniziali, l'ha fatta un'amica di mia sorella che fa le borse fatte a mano, troppo troppo bella. Non si vede che mi piace il militare, vero? Comunque niente, oggi continuo col vlog, vi porto un po' della mia giornata, ci vediamo dopo. Tra l'altro, visto che oggi sono un po' di corsa, ho preso un piccolo snack on the go, barrettina Macro Munch di Bulk Powders che adoro, questa qua è la cheesecake al lampone. Fine del mondo, vi lascio il link in descrizione per provarle perché sono le mie barrette preferite in assoluto. E basta, quindi mangerò questa mentre vado e ci Allora, vediamo. direi che sono tornate le chiacchierate in auto. Tra l'altro, oggi è il 17 giugno e guardate, cioè, sta diluviando. Vabbè. Comunque, allora, sono tornate le chiacchierate in macchina. Ci tenevo a condividere con voi questa cosa. Ieri ero esausta. Allora, ieri dovevo fare cardio. Solitamente faccio un'ora di cardio, non tutti i giorni, però comunque faccio un'ora di cardio e posso o farla tutta insieme oppure dividere, per esempio, non so, fare 40 minuti la mattina, 20 il pomeriggio oppure 30-30, nel senso ho un'ora 60 minuti di cardio che devo spalmare nel corso della giornata. Io solitamente per comodità faccio tutto la mattina, nel senso che mi sveglio, faccio la mia cyclette, faccio cardio e basta, poi vado avanti con la mia giornata perché almeno non ci penso più. Ieri ero stanchissima, quindi ho detto, vabbè, dormo, faccio cardio pomeriggio. Non l'avessi mai fatto, nel senso che ho fatto la mia giornata, poi ho studiato tutto il giorno così. Pomeriggio mi sono messa a fare cardio, ho fatto 30 minuti, poi sono dovuta andare ad allenarmi, poi dovevo fare altri 30 minuti di cardio, poi dovevo fare una telefonata di coaching per me stessa, nel senso non coaching mio, ma coaching che faccio per me. E poi basta, nel senso, poi dovevo studiare ancora, ma non ce l'ho fatta, nel senso, già fare la prima mezz'ora di cardio è stata durissima. Poi dovevo allenarmi, poi dovevo pensare, cioè, se mi fossi messa a pensare dopo pranzo, oh mio Dio, devo fare ancora un'ora di cardio, devo allenarmi, devo fare questa chiamata, devo fare tutto quanto, mi sarebbe veramente venuta l'ansia da dire non ce la farò mai. Perciò quello che ho fatto è stato veramente affrontare una cosa alla volta, nel senso, mi sono detto, ok, qual è la prossima cosa che devo fare? 30 minuti di cardio? Ok, faccio questi 30 minuti di cardio. Non importa se dopo devo allenarmi, non è detto, nel senso, non ci ho pensato, non ho detto dopo devo fare anche questo. Ho pensato, no, adesso l'unica cosa che devo fare, l'unica cosa su cui devo concentrarmi è questa seduta, sono questi 30 minuti di cardio, perciò li ho fatti. E dopo già mi sono sentita meglio. Non avevo assolutamente voglia di andare in palestra, nel senso che ero esausta.
Ho messo la canzone Till I Collapse di Eminem perché era la canzone che nella preparazione scorsa, quindi l'anno scorso, mettevo quando non avevo più niente dentro di me, nel senso che quando non riuscivo più a spingere, non riuscivo più ad allenarmi, non avevo più voglia di fare niente, non avevo più voglia di studiare, così mettevo Till I Collapse e lo facevo comunque. Mi dicevo, ok, anche se non hai voglia, anche se non ce la puoi fare, tu ce la puoi fare, puoi spingere adesso, ce la puoi fare. E quella canzone per me significa proprio questo, significa spingere nonostante tutto. E quindi ho messo quella canzone ed è la prima volta che ho messo quella canzone in tutta la preparazione da marzo, quindi vuol dire che ieri era veramente proprio un momento, è stato un momento difficile per me. Ho fatto cardio, poi veramente non avevo voglia di allenarmi, mi sono allenata comunque e poi ho fatto di nuovo cardio e lì mi sono sentita, già dopo l'allenamento mi sono sentita meglio perché comunque un po' le endorfine dell'allenamento così, però la voglia di fare cardio non c'era, l'ho fatto lo stesso. E non sono qua per dirvi guardate quanto sono brava che io ho fatto tutte queste cose, perché alla fine sono io che ho scelto di fare la preparazione, sono io che scelgo di allenarvi, ma è per farvi capire che è normale avere giorni in cui non vorrete fare qualcosa, è normale avere giorni in cui sarete demotivati. È proprio in questo momento, in questi giorni, che entra in gioco la disciplina, la voglia di mettervi in gioco nonostante tutto, perché sapete di avere un obiettivo e sapete che quando raggiungerete quell'obiettivo, tutti questi giorni in cui non avrete voluto allenarvi, in cui volevate mollare, tutti questi giorni vi faranno, nel senso, riguarderete indietro questi giorni e direte ok, ne è valsa la pena. Ho fatto bene a continuare, perciò io adesso sono dall'altra parte perché oggi mi sento alla grande, ho dormito le mie 8 ore, ho studiato stamattina, ho lavorato un pochino, adesso vado ad allenarmi e boh, mi sento alla grande, nel senso ieri è una giornata X, oggi invece è una giornata in cui mi sento rinata, perciò veramente continuate anche voi, dateci dentro perché ne varrà la pena. Allenamento finito. Sono esausta, ci ho messo 1 ora e 3 minuti. I miei allenamenti non durano tantissimo, però sono super super intensi. Al momento mi sto allenando 4 volte a settimana in full body, quindi ho allenato tutto il corpo. Ho fatto hip thrust, lat machine, poi ho fatto leg extension e leg curl in super serie, alzate laterali e bicipiti e tricipiti in super serie. Quindi 5 esercizi, cioè 5 di cui 2 super serie, quindi 7 esercizi. Ma sono morta. Adesso in realtà sono le 12:30. Faccio posing 10 minuti perché c'è una saletta bellissima. Ho cambiato palestra e sono in questa nuova palestra. Mi trovo benissimo, quindi ho fatto il mensile qua. Faccio 10 minuti di posing nella saletta e poi vado a mangiare qualcosa. Eccomi, allora ho pensato di registrare. Vediamo se ho messo storta la fotocamera. Ok, di registrare l'unboxing del mega pacco di Bulk Paddles, così vi faccio vedere che cosa ho ordinato. Allora, qua ho preso lo sciroppo al cioccolato caramello, che è il mio preferito in assoluto. Tra l'altro ho fatto anche le unghie nuove, vediamo se mi mette a fuoco. Ok, questo è lo sciroppo al cioccolato e caramello, è la fine del mondo, giuro. Poi qua è aperta, praticamente ho preso la borraccia nuova perché la mia era un pochino invecchiata e quindi ho preso una nuova borraccia per bere. Qui ho preso le proteine Informed Whey, volevo provare queste qua della linea Pro, solite proteine però al gusto doppio cioccolato, dovrebbe essere qua, ecco qui. Prendo sempre quelle bianche, quelle di questa confezione qua, quindi per cambiare volevo provare queste qui, vi aggiornerò su come sono. Qua invece ho preso la mia solita creatina, però vabbè, le proteine di solito sono nella stessa confezione. Creatina perché ogni giorno prendo la creatina, circa 3-5 grammi tutti i giorni, ne avevo già parlato anche in qualche video scorso. Tra l'altro per tutto quanto vi lascio il link qui sotto se volete provare qualcosina. Io adoro questi prodotti. Altre proteine con cui sono in fissa sono le proteine vegane. Queste qua, tra l'altro, hanno la confezione di carta, quindi sono un pochino più distrutte. Proteine vegane, questo gusto lo adoro. Al caramellatte, quindi caffè latte al caramello. Le proteine vegane sono la fine del mondo per i pancake. Ogni mattina faccio i pancake con albumi, un pochino di fiocchi d'avena, farina di cocco e le proteine vegane. Fantastiche. Se usate le proteine normali non vengono così morbidi, con quelle vegane. Infatti ho preso anche le proteine vegane alla vaniglia. Solo che le ho usate un po' stamattina, però volevo fare l'unboxing, quindi sono già aperte.
anche alla vaniglia, molto molto buone. Poi sempre della linea vegana, allora io non sono vegana, ve lo dico, però mi piace assumere prodotti anche vegani, anche di bulk powders, perché penso che siano buonissimi proprio. Infatti ho preso le barrette proteiche al cioccolato e cocco, qua, vegane, che sono la fine del mondo. Se non l'avete mai provate, queste insieme al brownie vegano, anche questo qua al cioccolato, 30 minuti a microonde, fine del mondo. Poi di barrette in realtà ho preso anche le macro munch, queste, quindi ho preso quella che avete visto nella clip scorsa che ho già mangiato alla cheesecake, questo al gusto cioccolato e biscotti Oreo, questo qua al cioccolato e caramello che è una delle mie preferite, e birthday cake. Ho preso un po' di barrettine, ovviamente adesso che sono in preparazione non ne mangio così tante, infatti ne ho prese poche e mi dureranno per qualche mese credo. Poi cosa ho preso? Ho preso i miei soliti greens, perché ogni mattina anche i greens mi fanno stare bene, mi danno tutti quei super alimenti, energie, antiossidanti, quindi via di greens. A livello di cibi ancora questo qua, il riso, quello che vi ho fatto vedere anche prima che avevo mangiato a pranzo, riso zero calorie praticamente. Un altro sciroppo, questo qua invece maple and peanut butter, quindi sciroppo d'acero e burro d'arachidi. Non mi ricordo se l'avessi mai provato, però non vedo l'ora di provarlo. Questo qua è buonissimo, quindi immagino anche questo. Scusatemi se ogni tanto esco dalla fotocamera. Poi ho preso l'ashwagandha, anche questa qua, perché soprattutto adesso che sono in preparazione, prima di andare a dormire, due capsule la sera, due capsule che sono 500 mg, quindi un grammo la sera prima di andare a dormire, aiuta a ridurre il cortisolo, soprattutto adesso che appunto sono in ipocalorica. Burro d'arachidi crunchy, perché anche le mie sorelle lo stanno adorando, quindi in casa è quasi finito. E poi volevo provare assolutamente il burro di arachidi e cocco, perché l'ho visto su qualche profilo di qualche altra ragazza che l'aveva provato, vediamo se mette a fuoco, e non vedo l'ora di provarlo. Quindi burro di arachidi e cocco, tra l'altro come valori, cos'è che ha? 50 grassi, 16 carbo e 20 proteine. Vediamo. Sì, è praticamente uguale al burro d'arachidi normale, essendo burro d'arachidi. Quindi non vedo l'ora di provarlo. Questo era il mio mega haul di bulk powders, come potete vedere. Vi lascio il link qui sotto per qualsiasi cosa, se volete provare i loro prodotti. A voi non cambia nulla passare dal mio link o meno, ve lo dico sempre. Però se mi volete supportare un pochino, se vi sto simpatica così, potete passare dal mio link e mi supporta un pochino, ecco. Se invece volete un codice sconto, il mio codice è AliceFit25, vi dà il 25% di sconto, però se sul sito c'è uno sconto maggiore del 25% non funziona, perché così usate lo sconto maggiore. Però se volete passare dal mio link invece vi lascio tutto qui sotto. Adesso metto in ordine e vado ad allenarmi. Ciao ragazzi, eccomi. Allora, volevo scusarmi un pochino per l'assenza da YouTube, ma sono in sessione, ho iniziato la sessione ancora i primi di giugno, in realtà abbiamo fatto anche un preappello verso fine maggio, perciò sono un pochino incasinata con lo studio. Poi le mie giornate sono letteralmente: mi sveglio, faccio cardio, colazione, studio, mangio, mangio, studio, lavoro e rispondo alle mie ragazze del coaching e vado a dormire. Quindi non mi sento neanche di vloggare troppo, perché mi sembra che la mia vita non sia molto interessante. Però prometto che sarò più costante, vi porterò, non so, qualche allenamento, magari porto la fotocamera. Tra l'altro ho cambiato palestra, quindi magari devo chiedere se posso registrare lì, però porterò qualche allenamento, qualche cosina del genere, in modo da tornare un po' sul canale. Il mio obiettivo è quello di fare due video a settimana come sempre. So che queste ultime settimane sono stata un pochino più assente, ma giuro che mi farò perdonare. E basta, se volete che torni a fare i video così fatemi sapere nei commenti se vi sono mancata un pochino. E basta, direi che ci sentiamo al prossimo video. Se non mi seguite ancora su Instagram, seguitemi, sono Alice Vetturi. Lì sono un pochino più attiva, ma giuro che anche su YouTube tornerò. E basta, mettete un mi piace a questo video se volete ancora altri miei video, perché a volte, non lo so, mi prendono certi momenti in cui dico: ma io perché mi metto a vloggare? Cioè, tanto la mia vita è noiosa, che cosa interessa alle persone? Poi però magari mi rendo conto che anche se non è quella gran vita, magari vedere i miei video fa piacere a qualcuno. Quindi se siete una di quelle persone
che vorrebbero un pochino più di miei video, fatemi sapere nei commenti, così giuro che siete la mia motivazione più grande. Devo automotivarmi a fare più video, soprattutto adesso che è stato un periodo un pochino così, ecco. Però vabbè, comunque giuro che tornerò, da settimana prossima tornerò con due video, ve lo prometto, lo dico adesso e qua, e basta, ci vediamo al prossimo video.